Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri là, pallanuoto vista da vicino. Ci occupiamo oggi di Serie 1 femminile e di quello che sarà lo scontro salvezza della quinta giornata del massimo campionato tra Olio di Calabria, IGP Cosenza Pallanuoto e la Como Nuoto Recoaro. Per parlare della formazione calabrese, è venuta a trovarci l'universale del 7 allenato da Francesco Fasanella, Federica Morrone. Ciao Federica, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera, è un piacere mio, grazie Federica, partiamo dall'ultimo match di campionato. È trascorso qualche giorno che vi ha regalato un bel fine settimana di riposo, diciamola anche tutta. Quali sensazioni vi ha dato la sconfitta che avete incassato con la Pallanuoto Trieste nell'ultima uscita? a te. Ok, sì, è passato un po' di tempo, 10 giorni più o meno. Diciamo che è stata una partita molto difficile. Trieste è una squadra di alta classifica che ha una rosa con molta qualità. Quindi noi comunque siamo entrate con il nostro solito atteggiamento mai, diciamo, rinunciatario, però dopo il primo tempo, un primo tempo equilibrato, poi diciamo che noi siamo un po' calate, ci siamo anche un po' disunite in difesa. E Trieste poi ha iniziato a giocare forte con le mani addosso e ci ha messo un po' in difficoltà. Però diciamo che abbiamo già dal giorno dopo abbiamo subito archiviato questa sconfitta perché poi sapevamo che ci sarebbe aspettata una partita molto molto impegnativa come quella con Como, come hai detto tu, uno scontro salvezza molto Certo. importante. Che tipo di lavoro sta svolgendo la squadra in vista dei prossimi impegni? Diciamo che siamo senza il nostro centro boa Salcedo che è ritornata a Cuba per fare I i giochi. Panamericani. Sì. Però è rientrata per fortuna Alice Mandelli, la mancina, molto importante per noi, quindi adesso ci stiamo anche conoscendo meglio, più ovviamente man mano che andiamo avanti con le partite di campionato e ci conosciamo meglio, iniziamo anche a capire determinati meccanismi e quindi diciamo che siamo pronte per la partita di sabato. Era questo l'inizio di torneo che avevate pensato oppure credevate che qualcosina in più era fattibile? Sicuramente da squadra neopromossa non avevamo delle pretese troppo esagerate, cioè sapevamo che non sarebbe stato un inizio molto semplice, visto anche, diciamo, come prima partita l'equipe Orizzonte, però ripeto, noi siamo una squadra che entriamo sempre con un atteggiamento propositivo, mai rinunciatario e non, diciamo che non molliamo mai, quindi questo messaggio vorrei naturalmente che passasse, cioè noi non siamo una squadra che molla. E spero che si sia visto in queste prime 4 partite. Certo, anche perché grinta, nuoto, energia, voglia di fare devono essere poi, credo, le armi fondamentali se si vuole arrivare alla salvezza. Sì, sicuramente. È una squadra nuova, hai detto, stiamo imparando a conoscerci, a capirci, entrare nei meccanismi di gioco del mister. È vero che buona parte del gruppo è quello che è stato promosso alla fine della scorsa annata. Quali sono gli aspetti del gioco su cui il gruppo deve ancora migliorare? Sì, nel senso che buona parte del gruppo è rimasta, però abbiamo dei nuovi innesti come la ragazza spagnola, la ragazza russa, appunto il nostro centro cubano e la mancina Mandelli. Quindi ci stiamo conoscendo e dobbiamo ancora migliorare qualcosa, soprattutto difensivamente, perché poi diciamo che in attacco, bene o male, i gol arrivano. Però in difesa ancora ci sono delle cose, soprattutto sul lato comunicativo, che dobbiamo ancora migliorare. E diciamo che non è facile, però stiamo lavorando proprio per migliorare questo aspetto e rimanere sempre unite. Qual è stato il tuo impatto con la massima serie?
Diciamo molto, molto emozionante. Sin da bambina immaginavo, guardavo le partite, guardavo anche fino all'anno scorso, vedevo le partite in televisione, quindi adesso giocarle è un'emozione unica, però ovviamente poi non bisogna mai farsi prendere, diciamo, dall'ansia e troppo dall'emozione, quindi diciamo è quell'emozione giusta che ti spinge poi a dare il massimo. Certo. Vi attende ora un match molto importante nel quale la posta in palio pesa tanto e siete davanti al pubblico amico che sicuramente vi darà una spinta notevole per provare a portare a casa il secondo successo nel torneo. Che partita ci aspettiamo contro la Como Nuoto Recoaro? Sarà una partita molto, molto dura, penso cioè sarà una partita fisica sicuramente perché anche loro vorranno vincere, come è giusto che sia, però noi appunto siamo in casa, quindi abbiamo il pubblico dalla nostra parte, conosciamo bene le spaziature della nostra vasca, quindi poi noi in casa diciamo che abbiamo quest'arma in più. Veniamo sempre spinti appunto dal nostro pubblico, come ho detto, è sicuramente quello che su cui dobbiamo concentrarci è mantenere un'intensità alta per tutti e quattro i tempi e non perdere soprattutto di concentrazione, non avere cali di concentrazione. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Che cosa significherebbe? Andiamo un po' più avanti nel tempo, proviamo a sognare. Cosa significherebbe per l'Olio di Calabria GP Cosenza Pallanuoto conquistare la salvezza a fine anno? Significherebbe comunque aver, diciamo, coronato quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Comunque sarebbe una grandissima soddisfazione perché siamo un gruppo abbastanza giovane con degli elementi di esperienza, però ripeto, sarebbe una grandissima emozione ed è quella a cui aspiriamo. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Federica Morrone per essere intervenuta e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Federica, grazie mille. Grazie a te, buona serata.